Benvenuti a un altro appuntamento con le interviste dell'agenzia di stampa Italpress. Oggi ci è venuto a trovare nel nostro studio di Roma Marco Toro, presidente e amministratore delegato di Nissan Italia, al quale diamo il benvenuto e lo ringraziamo per aver accettato il nostro invito. Grazie a voi. Presidente, notizia proprio fresca di queste ore. Il ministro Giovannini ha detto che dal 2040 anche in Italia non ci saranno più le auto sia a benzina che diesel, le saranno tutte elettriche. Ma da oggi al 2040 cosa accadrà? Bene, io direi che oggi il mercato sta andando in questa direzione dell'elettrificazione, con un peso di un terzo di clienti che oggi vanno su auto elettrificate. Il tema è che la grossa fetta di queste auto elettrificate è ancora ibrida, quindi non ha la ricarica alla colonnina, solo un 7% ha ricarica alla colonnina. Quindi il mercato sta andando verso l'elettrificazione, ma dobbiamo accompagnare il mercato, lo dobbiamo fare le case, lo devono fare le istituzioni. Noi come Nissan ci siamo dati una roadmap molto chiara. Vogliamo arrivare al 2023 con il 75% delle nostre vendite elettrificate, vogliamo arrivare poi al 2030 con tutti i modelli della nostra gamma elettrificata per arrivare poi ad essere carbon neutral nel 2050. C'è un piano prodotto che accompagna questa elettrificazione. Il tema, come dicevi, è come arriviamo a poter offrire ai nostri clienti nel 2040 o nel 2050 auto solamente elettriche. Come dicevo, è una transizione ecologica per come case vogliamo guidare. Ma che le vogliamo guidare accompagnati, quindi da noi, ma con l'aiuto delle istituzioni, che è la dinamica che sta avvenendo in tutti i principali paesi europei, dove sicuramente accompagniamo il cliente con una doppia mano, la mano delle istituzioni e la mano delle case. A proposito di istituzioni, proprio nei giorni scorsi è stato ospite nei nostri studi il presidente dell'URAE, Michele Crisci, che rappresenta tutte le case estere presenti in Italia, e lui lamentava, come URAE ovviamente, diciamo, una scarsa sensibilità da parte del governo nel PNRR, dicendo che appunto c'è poca attenzione a un comparto importante anche per il PIL economico che genera, che sviluppa dell'automotive. E quindi auspica un tavolo permanente con il governo per questo importante settore. Ecco, come Nissan Italia, qual è il suo parere al riguardo? Ovviamente siamo concordi con la posizione di URAE e noi riteniamo che ci sono due tematiche che vadano inserite nel PNRR, quantomeno una lo è stato, l'altra no, e sono d'accordo, dobbiamo quanto prima far partire un tavolo di confronto con il governo. L'infrastruttura e l'aiuto, diciamo, l'incentivo all'acquisto. Sull'infrastruttura in Italia siamo il fanalino di coda europeo con 2,7 punti di ricarica per 100 km, la media europea è quasi a 5, ma parliamo di Inghilterra e Germania che sono circa 8 punti per 100 km, quindi lì sicuramente c'è un cammino da percorrere e congratuliamo il governo per aver inserito nel PNRR un supporto per creare la rete di infrastruttura. Su questo ci siamo. Il tema è che già altri paesi come Germania, come Francia, come Spagna hanno inserito nello stesso PNRR importanti incentivi all'acquisto di un'auto elettrica. Ma perché vogliamo incentivi sull'acquisto di un'auto elettrica? Perché quando il volume di un'auto è ancora minimo è evidente che il costo di produzione è ancora alto. Quindi in tutti quanti i paesi in questa fase di transizione si richiede alle istituzioni di mettere a disposizione un incentivo all'acquisto, al quale però vogliamo sommarci come case. Ad oggi, per esempio, Nissan raddoppia gli incentivi governativi, permette di acquistare una Leaf a un prezzo assolutamente ragionevole di 20.800 euro, simile a quello di un'auto a combustione, raddoppiando gli incentivi del governo. Non vogliamo solamente che il governo faccia la sua parte, lo vogliamo fare anche noi, solo che se questo non accade, ovviamente il mercato continua ad essere marginale. Ad oggi stiamo parlando in Italia del 7% del mercato con auto alla spina. Se vogliamo parlare nel 2040 di averle tutte quante con auto alla spina, beh, c'è tanto lavoro da fare. Come case siamo disponibili non solo da un punto di vista di piano prodotto, ormai tutte stiamo arrivando con veicoli elettrici o elettrificati, siamo disponibili anche con l'incentivazione, non solo l'acquisto, siamo disponibili con media, con comunicazione per far capire ai clienti i vantaggi dell'auto elettrica. Noi come Nissan ci differenziamo perché siamo l'unica casa che addirittura dà a disposizione dei clienti potenziali una Leaf con un test drive gratuito per 2 giorni. E questo è un investimento che fa la marca e siamo convinti possa avvicinare il cliente ai vantaggi della mobilità elettrica.
Lei poc'anzi lo diceva, entro il 2023 raggiungerete il 75% dell'elettrificazione della vostra flotta, della vostra gamma di auto che venderete. Ma quali saranno appunto le prossime novità che ci aspettano da Nissan? Beh, sicuramente la principale è Qashqai, il nostro re che stiamo lanciando oggi. Qashqai oggi rappresenta quasi la metà delle nostre vendite e le sue vendite saranno 100% elettrificate. Qashqai già ha lasciato la motorizzazione benzina e diesel classiche, arriva al mercato con un motore mild hybrid benzina e un motore che vuole, diciamo, in qualche modo sostituire il diesel, ma farà ben di più, che è il nostro fiore all'occhiello, e-Power, una motorizzazione già lanciata in Giappone su Note e su Serena e che per noi rappresenta il miglior ponte verso il full electric, quindi un elettrico senza spina, un'auto con un motore 100% elettrico che è l'unico responsabile della trazione dell'auto, delle ruote, e un motore a benzina che fa da generatore, quindi non fa nient'altro che ricaricare la batteria. Ecco, questo pensiamo che sia la soluzione migliore fino a quando non avremo a disposizione un'infrastruttura di ricarica che ci permetta di essere full electric. Quindi Qashqai arriva con questa motorizzazione, lo farà anche X-Trail, la nostra auto più venduta a livello mondiale, arriverà anch'essa con un e-Power. Aggiungiamo un crossover 100% elettrico che è Aria, che abbiamo già presentato alla stampa e che arriverà all'inizio dell'anno prossimo. Abbiamo ovviamente la Leaf, che è il nostro modello di punta 100% elettrico, già disponibile, come dicevo, con una unicità che è il test drive gratuito di 2 giorni, e avremo anche altre novità su altri veicoli della nostra gamma. Bene, Qashqai ovviamente è lo diceva prima, il fiore all'occhiello, il vostro top di gamma, il vostro, diciamo, mezzo sul quale puntate di più, e ha detto il 50%. Il rimanente 50% come si divide, diciamo, fra i modelli che avete in o che arriveranno? Beh, sicuramente Leaf è destinata a crescere, oggi rappresenta un peso limitato delle nostre vendite proprio a causa della discontinuità degli incentivi, siamo sicuri che con una certa continuità crescerà in peso sulle vendite, prevediamo già per quest'anno di raddoppiare le vendite rispetto all'anno precedente. Aria è un motore 100% elettrico, si aggiunge all'elettrificazione, X-Trail, come dicevo, oggi è ancora un volume limitato proprio a causa del non avere a disposizione motorizzazioni elettrificate ed arriverà con e-Power, e anche Juke prima o poi si aggiungerà a questa lista. Bene, per concludere, stiamo arrivando al giro di boa del primo semestre, come si sta chiudendo questo primo semestre 2021 per Nissan e quali sono gli obiettivi da qua a dicembre 2021? Sì, noi stiamo puntando molto su quest'anno sul canale privato, questo già dall'anno scorso, ma in linea con la tendenza globale, nel momento in cui il volume di produzione è sceso ci siamo focalizzati molto sul canale privato, dove stiamo tenendo la quota rispetto all'anno scorso con due effetti, diciamo Juke e Micra, che stanno sostenendo molto, stanno crescendo molto. Juke è un'auto che non ha neanche un anno di vita, la stiamo sostenendo attraverso la fase di lancio. Micra sta migliorando la sua performance grazie al nuovo motore GPL che a livello mondiale Nissan ha lanciato solo per il mercato italiano. Qashqai oggi ovviamente sta risentendo del cambio di motorizzazione, perché le auto nuove arriveranno già nel mese di luglio, e nel momento in cui, quindi sulla prima metà dell'anno, siamo soddisfatti ma stiamo mantenendo la quota sul canale privato rispetto al periodo dello scorso anno, nella seconda metà dell'anno, grazie alla disponibilità di Qashqai che arriva ormai alla vendita, prevediamo di crescere in questa direzione sul canale privato. L'obiettivo che ci siamo fissati ovviamente sul volume rete, quindi sul volume direttamente fatto attraverso i nostri concessionari, di avere più del 20% del volume rispetto all'anno precedente, che sarebbe guadagnare quota su questo canale rispetto al mercato. Bene, ringraziamo Marco Toro, presidente e amministratore delegato di Nissan Italia, per questa intervista, e vi diamo appuntamento con una prossima delle interviste dell'agenzia di stampa e del press.